next to the boat. Yeah, baby, that window, like, don't go. Yeah, in this world, everything's so bold. Yeah, behind this wall, there's no photos. Jump out this bitch, go, go. Across my neck, yeah. Watch how you hold, I hate you. Jumped out the coupe with the black inside, you would think I'm racing. Smoking cookie in Atlanta everywhere, you would think it's recreation. You already know we made it, ain't even gotta say shit. Some of the trap with leaks, some of the trap with bacon. Junior say I bring the bacon. Ok ragazzi, ora siamo qua, abbiamo appena mangiato. Non vi abbiamo filmato che cosa abbiamo mangiato perché sono successe cose un po' divertenti. Detto questo, adesso farò qualche domanda a Drissa. Drissa, ho lavorato con lui nel 2022. Abbiamo fatto la sessione di palestra. E cosa abbiamo fatto oggi, Drissa, come gruppi muscolari? Oggi abbiamo seguito il programma di Mussa. Abbiamo allenato i dorsali. Una bella sessione. Okay, ho insegnato anche Mussa un po' il corpo libero, l'ho fatto entrare nel mondo, però sostanzialmente il workout è andato veramente bene, molto soddisfacente. Ora vediamo un attimino come procedere, magari faremo altre molte sessioni, certo, insieme. Lo spaccherò, insegniamo tutto il muscle up, quindi lo porterò ancora dentro di più per quanto riguarda l'allenamento a corpo libero e via, facciamo un po' un mix, una cosa un po' ibrida e ci divertiamo. Perfetto. Allora iniziamo con la prima domanda, Drissa, ok? Quindi andiamo a ripercorrere il tuo percorso. Allora, il messaggio che vi voglio far passare con questo video è aiutare quelle persone magari bloccate, stanno facendo università, laurea scienze motorie, comunque stanno lavorando offline, quindi istruttori di palestra, lavorano, quindi vengono pagati per sedute. Nel capire quali sono i reali vantaggi di andare online e per te anche, magari hai qualche collega, capire quali sono le credenze e paure che hanno queste persone che li incatenano a questo circolo vizioso nel non trovare la libertà, il tempo che si meritano. Comunque sono persone che hanno passato tanti anni di studio, quindi cerchiamo di dare una dichiarazione su che cosa consiglieresti di fare a una persona che si è trovata al tuo stesso punto, ok? Quindi vai a ripercorrere un po' il tuo percorso. Allora, io inizialmente, quando ho iniziato da personal trainer, pensavo che era obbligatorio magari fare anche la laurea, fare 5 anni di studio, per essere proprio riconosciuto come personal trainer, ok? Inizialmente poi, prima di entrare nel mondo online, mi sono formato, ok? Ho cercato di vedere le varie possibilità, sia del personal trainer sul campo, okay, sia personal trainer online. Ed io ho valutato un attimo. Per fare esperienza, ovviamente cercavo un po' il contatto umano, come vedere un attimo la persona sul campo, e quindi ho deciso di seguire qualche amico graficamente e vedere se le competenze che avevo preso, okay, riuscivo a portare i risultati veramente su. Quindi inizialmente ho iniziato puntando tutti, quindi ho iniziato a allenare i miei amici e a portare i risultati. Poi man mano col tempo vedevo che era un po' ristretto, volevo aiutare più persone, okay? Quindi girando un po' nel mondo online e vedendo come giravano le cose, ho visto un attimino il profilo di Mussa, vedevo come operava, quindi ho deciso un attimo di addentrarmi ancora di più e vedere come funzionava il mondo online. Inizialmente quando ho fatto la transizione non è stato semplice, perché è totalmente un mondo diverso, quindi per questioni di gestione dei clienti, avviare l'attività è proprio diversa come cosa. Le false credenze inizialmente è che magari non riesci ad avere clienti, non riesci ad avviare l'attività perché è difficile, magari online non ti calcola nessuno, perché pensi che ci siano altri competitor ovviamente che sono già in alto, e quindi tu pensi io entro adesso e magari farò fatica. Però dalla mia esperienza ci sono alcune cose che è tutta una cosa mentale alla fine, tutta una cosa mentale. Se inizi a fare le cose per bene, qualcuno che ci è già passato, dove vuoi arrivare tu? Io ho visto Mussa, cioè quando ho iniziato io ho visto Mussa, lui era nel campo già da un po' di tempo. Quindi l'ho contattato, ho visto un attimino come operava e mi sono affidato a lui, perché sapevo già che aveva raggiunto i risultati che volevo ottenere. Ho iniziato con lui, ho visto un attimino il percorso come funzionava,
E quando le cose hanno iniziato a funzionare, veramente mi sono gasato, ho detto ok, ne vale la pena, mi butto al 100% e così ho iniziato il mio percorso con Mossa e adesso sono qua, quasi 5-6 mesi. Non 12, non sono quasi 12 mesi. No. Maggio, aprile-maggio abbiamo iniziato a lavorare. Voi due sì, però da quando ho iniziato lui online, 12 mesi, quindi lui 6 mesi di stallo. Allora, sì, inizialmente, questo devo specificarlo, perché inizialmente c'avevo già il profilo, però non era ottimizzato, quindi io pubblicavo a caso, diciamo, pubblicavo i contenuti con i miei amici al parco, roba proprio classico profilo da ragazzo. Poi ho visto che se vuoi proprio farti vedere come un personal trainer affermato e portare follower e trasformarlo in clienti, devi avere qualcosa di strutturato, devi avere dei processi, è proprio per questo che mi sono affidato a Mossa. Abbiamo letteralmente cambiato tutto, ok? Prima dal mio mindset, ok? Come vedevo certe cose. Che secondo me è questo. È questo che ha fatto. Che alla fine. Poi posso il sì. Microfono. Ragazzi, scusate, abbiamo solo un microfono, quindi. Oggi va così. Già avevi già un profilo ottimizzato, più o meno all'approccio di informare. Io ti seguivo, già informavi per i contenuti di tuo pubblico. Secondo me la mentalità che è sbagliata è che non era rivolto a un pubblico specifico. Okay. Quindi tra tutti i contenuti fitness che c'erano in giro online e tu finiva. Stiamo chiudendo. Ok. A che lo chiudete? A 4 minuti. Okay. Allora ragazzi. Dovevamo uscire. Ok, perfetto Drissa. Allora, la domanda, prossima domanda è sugli studenti universitari. Cioè, io quello che ho notato che qua in Italia siamo molto indietro con l'online. Quindi ci saranno persone che studieranno 4-5 anni, usciranno dall'università e penseranno che l'opzione migliore sia fare istruttore in sala, fare preparatore atletico, quindi che vengono pagati a seduta, o magari personal trainer classico che, non so se tu sai, a Milano, per lavorare in una palestra come senza fare nomi, di pagare un affitto di 1000 euro. Quindi se non hai un lavoro, non c'hai soldi, li chiedi ai tuoi genitori se hanno la possibilità. Quindi per te è solo questa l'opzione per diventare, comunque monetizzare le competenze che hai preso a scuola, o c'è un vero goal, cioè il miglior goal per te, per una persona che ha finito di fare laurea scienze motorie? Qual è per te? E motiva anche la tua risposta. Allora, inizialmente anch'io, sono sincero, pensavo che l'unica opzione, ok, per andare a lavorare come personal trainer è appunto andare come istruttore di sala, ok, e stare in palestra tutto il giorno, ok, e allenare le persone, ok. Però come vi ho detto precedentemente, io volevo allargare ancora di più la mia clientela, volevo seguire più persone e aiutare più persone possibili. Quando sono entrato nel mondo online ho visto che questa cosa era molto molto più possibile e riuscivo a gestire molte più persone rispetto a stando in sala, ok? Tu hai solo un tot di ore in sala, ok? È anche estenuante a livello fisico e mentale, quindi non riesci a stare dietro a tutti. Okay? Ma poi magari la persona non si presenta, sei lì che l'aspetti, quindi anche... E non vieni neanche pagato, esattamente, per questa cosa qua. E online è molto più gestibile, riesco a seguire molte più persone adesso e quindi riesco ad avere molto più tempo, ok? Quindi per le persone che adesso sono in università, secondo me, dalla mia esperienza, il futuro è online. Se tu hai un obiettivo di seguire più persone, avere più tempo, riuscire a stare dietro a tutte le cose, secondo me l'online è la scelta migliore. Questo lo dico perché anch'io ci ho avuto esperienza sul campo fisicamente, quindi ogni volta io prendevo, andavo di persona dalle persone, andavo al parchetto e vedevo che anche col tempo ero limitato col tempo, ed è questo uno dei fattori che mi ha portato andare sull'online, ok? Quindi ho valutato una serie di cose anche a livello di guadagno, quindi anche lì ero molto più soddisfatto, ma completamente stravolto, ok? La visione e il mindset. In termini di guadagno, ok? In termini di guadagni invece, se magari hai qualche collega che magari hai parlato, ok? Offline, quanto può guadagnare massimo un personal trainer offline o un preparatore per te o comunque per i colleghi che hai sentito? Allora, bella domanda, ok? Mi sono anche confrontato poco tempo fa con un mio amico che lui è iniziato a fare il personal trainer di persona e me l'ha detto lui proprio di persona,
massimo tirando arriva sui 2000. Ok. Lavorando quanto? Lavorando è tutto il giorno in palestra. Mi ha detto che lui finisce il turno anche alle 9 di sera, perché sapete che ci sono persone che non sono disponibili, cioè quando, quindi riescono ad allenarsi solo in un determinato tempo, ok? Quindi alle 9 di sera mi fa che si sveglia la mattina e già subito in palestra, ok? Quindi lui gestisce tante persone, mi ha detto che c'ha tanti clienti, però è tutto il giorno in palestra, cosa che secondo me è troppo estenuante. Poi magari lui, esatto, non è scalabile, e poi lui magari vuole anche allenarsi, quindi deve stare lì a trovare un'ora di buco, ok, tra le sessioni dei clienti e allenarsi. Magari si allena anche male, quindi non è una cosa che mi piaceva, quindi gestione del tempo era poca, non riuscivo a fare le cose, quindi è questo. Poi vogliamo andare a precisare, sono 2000 euro, andiamo a toglierci le tasse, andiamo a togliere il mangiare, andiamo a togliere comunque tante cose, 2000 euro per alzarsi alle 6 del mattino e essere in palestra fino alle 9, avere difficoltà anche ad allenarti, non sono tanti, quindi sì. Invece in termini di online coaching, ok, da che cosa dipende il fattore guadagno? Cioè dipende dal fatto che uno è muscoloso, quindi va a guadagnare... Sì, qua ragazzi ci sono sempre macchine, qua a Bergamo ho notato che troppe macchine. Allora, invece in termini di... abbiamo parlato di guadagni per un personal trainer offline e online. Comunque, bene o male, voglio precisare anche che una persona che esce dall'università, che non sa niente di marketing, vendita, e si butta in una palestra, che ci sono già persone che sono già riconosciute, hanno già i clienti, è molto difficile che riesci ad arrivare a 1000 euro di vendite perché sei l'ultimo arrivato. Ci sono persone che... personal trainer da 8-9 anni, e ovviamente la persona andrà a scegliere quello rispetto al ragazzino che si vede, cioè lo vedi che si muove, ok? Quindi ragazzi, non è solo competenze, adesso ti aiuto a perdere peso, aumentare massa muscolare, perché nella vita ci sono anche altre cose che bisogna imparare. Ma detto questo, che cosa influenza il guadagno di un online coach? Cioè soltanto questo è muscoloso quindi guadagna tanti soldi, o mettiamo anche avere tanti follower, una cosa che va a determinare i guadagni per te, però parami in generale sui guadagni di un online coach. Quanto potrebbe arrivare un online coach? Così le persone che magari dicono non so, si fanno anche un'idea. Anche 100.000 euro al mese può fare, anche 1 milione, non è che non c'è limitazione. Però adesso parlerà Drissa. Ok, allora in termini di numeri, ok, andiamo proprio diretto. Io vi dico... Cioè senza dire il tuo ovviamente, cioè di quello in generale, sì. Quanto può guadagnare se si impegna un... vedendo anche, facciamo anche confronto con il settore americano magari. Io vi dico ragazzi, da quello che ho visto, da quando ho iniziato a lavorare in questi mesi, ok, i guadagni possono arrivare anche dai 5-10 mila euro al mese, ok? Se tu dietro hai un processo fatto bene... Ok, quindi c'è qualcosa di automatizzato. Adesso con la parola automatizzato non dovete stare lì a pensare che sia una cosa, cioè tutto proprio difficile, ok? Dovete pensarla come una cosa che una volta che è settato, ok, sapete cosa fare step by step, lo continuate a fare nel tempo, okay? E i risultati arrivano. Okay? La stessa medesima cosa che ho fatto io. All'inizio pensavo che era tutto mega difficile, dovevi avere qualcosa di complicato dietro. Però ho visto che una volta che tu setti le cose fatte per bene, ce la fai benissimo, ok? Quindi la cosa, quello che determinerà appunto il tuo successo, è avere le cose messe proprio bene, okay? Farle costantemente e cambiare il mindset, ok? Il mindset vuol dire stare lì a fare sempre le stesse cose, ok? Avere la disciplina, il mindset che avevi prima deve cambiare, ok? Quindi questo. Ok, voglio aggiungere... L'effort per fare 5-10 mila euro per te, cioè se tu hai 5 mila euro al mese, quanto è l'effort per te? È un effort che tranquillamente una persona può sopportare, o è come quello che fa 2000 euro offline che si alza alle 6 del mattino fino alle 9 di sera? Cioè spiega anche in termini di impegno per arrivare a 5000, è un qualcosa che tutti possono raggiungere o no? Cioè solo l'1% che si impegna disciplinato, che si sveglia alle 5 del mattino. Spiega un po' questo concetto di effort. Allora, in primis l'impegno ci deve essere sempre, ok? Però tutti ce la possono fare, anche io ho visto che è una cosa possibile, ok?
Però anche lì è sempre questione di organizzazione e star dietro alle cose più importanti, ok? Segnarsi le task proprio giuste da fare che ti portano al risultato, ok? Sono proprio le azioni, quelle giuste che devi fare sempre, che appunto ti portano al risultato. L'effort inizialmente è cioè è difficile, ok? Come ogni cosa devi prenderci un attimino la mano, ma una volta che tu riesci a fare le cose bene, riesci ad automatizzarle, riesci, ok? Riesci. E una cosa che ci tengo a dire è di non pensare subito all'obiettivo monetario, ma è di pensare a tutte le azioni che devi fare dietro che ti portano a questo risultato. Anch'io inizialmente magari mi mettevo lì e vedevo gli altri coach che dicevano che guadagnavano 10.000 euro al mese e me lo impuntavo come obiettivo. Però inizialmente sono diretto e sono sincero. È difficile, ok? È difficile di partire da goal molto più piccoli e pensare alle azioni che ti portano a questo goal, ok? Quindi, che ne so, la fare i contenuti in un certo modo, ok? Marketizzarti in un certo modo e avere una comunicazione appunto appropriata. Questo. E in termini di skills, ok, un giovane ragazzo che magari ha appena uscito da scuola e vuole approcciarsi online, che consiglio in termini di skills? Che cosa gli consiglieresti di andare a studiare e di andare come posso dire? Non mi viene la parola, ragazzi. Che skills dovrebbe andare a imparare che gli permetterebbero di diventare un personal trainer online di successo? Prima di tutto, come stiamo facendo io e Musa adesso, stare davanti alla telecamera, ok? Questa è la E prima cosa. sorridere. È sorridere, stare tranquilli. Magari anche io adesso sono un po' nervoso, però è normale la cosa. Perché il Inizialmente video farà 1 milione di views, quindi è aspetta. normalissimo come cosa. Se voi andate sul mio profilo, andate a guardare i vecchi video che facevo, ero proprio un robot, ero fermo, così statico, e quindi, ma è normale come cosa. Dovete prenderci un attimino la mano, e quella è la prima cosa. Quindi mostrare la vostra faccia così le persone. Tu trasmetti fiducia alle persone, vedono come sei anche personalmente, ok? E dopo ci sono altri processi, come magari fare un certo contenuto, andare a spiegare i pain point delle persone, ok? Cosa cercano veramente le persone, i loro problemi, e tu vai a parlare di un certo argomento. Poi lo pubblichi sulla tua pagina, ok? E cerchi di portare le persone appunto nel tuo processo di marketing e gli spiego un attimino come funziona il tuo percorso. Io l'ho spiegato a grandi linee, però sostanzialmente se andate anche sul mio profilo vedete come opero, quindi metto il video, ok? Cerco di attrarre clienti e dopo con tutti i risultati che porto appunto faccio leva con queste cose e cerco di portare le persone all'interno del mio programma. Ottimo. Allora, ragazzi, penso che abbiamo dato tante informazioni e siccome non voglio far durare tanto il video, direi che per oggi basta. In base alle interazioni che riceverà il video, quindi in termini di like, commenti, visualizzazioni, potrò gestire e capire se effettivamente continuare con questi vlog. Questo è il primo vlog con il mio cliente Drissa e ho altri clienti sparsi per l'Italia e uno fuori, due fuori, in Europa, uno a non so, non dico il nome perché non mi ricordo neanche come si dice, comunque in Inghilterra, e l'altro a Portogallo e poi un altro in Romania. Quindi potrei andare a fare dei vlog anche lì. Ok, quindi per fare dei vlog anche lì voglio sapere effettivamente se vi piace questo format. Detto questo, se siete dei personal trainer o comunque dei preparatori atletici e volete comunque andare a posizionarsi online, ottenere clienti, mi potete contattare nella mia pagina. Se invece siete persone che vogliono andare a perdere peso, aumentare massa muscolare, penso che non c'è bisogno che vi dico che dovete andare a contattare Drissa, quindi potete scrivere nella sua pagina. Stiamo parlando di un personal trainer con 70.000 follower, con video che fanno anche milioni e milioni di views e grandissimi risultati per i suoi clienti. Quello che io ho sempre detto a Drissa è focalizzati sul tuo servizio. Offri un servizio così valido che anche se un competitor tra 2, 3 anni entra e c'ha più soldi, non può andare a replicare il tuo servizio. Ok? Puntate su quello, perché quello porta poi clienti, risultati, clienti. Detto questo, Drissa, un saluto anche da te dalla camera, ti passo il microfono. Ok, è stato un piacere ragazzi, avete visto l'intervista, sono molto contento del percorso che ho fatto Mussa e ci tengo a dirvi un'altra cosa ragazzi, se fate fatica, okay, fatevi aiutare, perché è la stessa medesima cosa che ho fatto io con Mussa, ok?
Quindi fatevi aiutare, non avete paura di investire e di buttarvi, perché questo veramente mi ha letteralmente cambiato, ok? Io prima appunto facevo fatica, adesso ho deciso di investire ed è stata la miglior scelta che potevo fare. Quindi ringrazio ancora Mussa, ringrazio anche Zaccaria, che lui è sempre il mio compagno di viaggio, ed è questo. Se vuoi dire qualcosa, Zacca. Sì, Zacca, un messaggio a... Io ho testimoniato la crescita di Drissa, sono stato il suo primo cliente, diciamo così. Quindi posso dire effettivamente la curva di apprendimento che ha avuto. E assolutamente è stato decisivo l'intervento di Mussa, perché sicuramente farsi affidare da una persona che ha già ottenuto determinati risultati, basta che andiate a vedere i vecchi risultati che ha postato Mussa con il suo percorso di personal trainer per capire cosa è riuscito a raggiungere con poche competenze, mentre adesso che è molto da molti più anni che nel campo, nel settore fitness, sicuramente può dare una prospettiva molto molto ampia del mercato. E infatti poi si è visto con i risultati con Drissa e anche con Giulio. Infatti sono molto contento di poter partecipare e di essere a stretto contatto con queste persone, perché hanno fame di ambizione, vogliono crescere, vogliono fare, e se volete appunto raggiungere certi obiettivi nella vostra vita, che siano di business, che siano di forma fisica, ma in qualsiasi campo, circondatevi di persone di questo genere, persone che vogliono fare, vogliono dare un impatto decisivo, aiutare altre persone in generale. Detto questo, vi saluto. Nulla. Top. Boom.